Bene ragazzi, eccoci arrivati anche alla sesta lezione. Andiamo a posizionarci subito di fronte agli ospiti per iniziare questa lezione. Quindi, come sempre, tiriamo bene la schiena. Ok, lentamente snoccioliamo la colonna vertebrale. Spostiamo il sedere sul fianco ed eccoci qua. Pronti per iniziare. Andiamo ad estendere bene le gambe, leggermente fuori dalla linea delle anche. Andiamo a lavorare sulla rotazione del busto, mettendo però un leggero cambio di respirazione. Ok? Quindi ritorniamo alla nostra posizione neutra, bene seduti sugli ischi, braccia a ventaglio, gomiti che spingono verso i glutei. E andiamo. Inspiro, allungo. Espiro, vuoto. E inspirando torno al centro. E ancora giù, inspiro, espiro e ruoto. E inspiro, torno al centro. Espiro e ruoto. Inspiro, centro. E ancora espiro e ruoto. Inspiro, torniamo al centro. Facciamo un'ultima volta. Espiro, ruoto il busto. Inspiro, torno al centro. E ancora. Fuori l'aria. E ruotiamo. Inspirando, torniamo a centrare. E andiamo a rilassare le braccia. Da qui. Vediamo adesso, oltre alla rotazione, andiamo a lavorare sull'inclinazione, quindi andiamo a lavorare sul so. E torniamo sempre in posizione. Inspiro, allungo, espiro e ruoto. Inspiro, allungo ed espirando faccio il mio inchino. Inspiro, allungo, espirando. Torniamo su e torniamo al centro. Dall'altro lato, inspiro posizione, gomiti che spingono, spalle bene lontane dalle orecchie, espiro e ruoto. Inspiro, allungo, espiro e faccio il mio inchino. Inspiro, allungo ancora, espiro, torno su e torno al centro. Inspiro, allungo, espiro, ruoto e espirando scendiamo giù. Inspiro, allungo ancora ed espirando torniamo su e al centro. Un'ultima volta. Sempre controlliamo bene la nostra posizione e espiro e ruoto. Inspiro, allungo, espiro, inchino. Tengo bene la posizione, espirando, torniamo su e torniamo al centro. Benissimo, andiamo a posizionarci bene al centro del tappetino e andiamo a lavorare sul snocciolamento, sull'arrotondamento della colonna. Abbiamo già visto la versione principiante del roll up, roll down. Andiamo a ripeterla. Quindi riprendiamo la nostra palla. Inspiro, allungo, espiro, scendo. Spingo bene giù l'ombelico verso il pavimento. La mia palla non si sposta mai. E lentamente scendo giù. Inspiro, allungo, espiro e torno su. Riporto la mia palla sopra di me e inizio ad arrotondare la schiena. E su. Inspiro, allungo, espiro, scendo, spingo bene giù la palla. Piegamento
piano piano, appoggiamo vertebra per vertebra al pavimento e su di nuovo, allungo e buttando fuori l'aria ritorniamo su. Benissimo, andiamo a vedere già l'evoluzione, quindi la posizione intermedia di questo esercizio. Manteniamo la gamba sinistra flessa, piegata, mentre andiamo a distendere la gamba destra a terra. Riprendiamo la nostra palla e inspiro allungo, espiro, spingo bene giù l'ombelico. E lentamente, appoggiando vertebra per vertebra, scendo a terra. E inspiro allungo, espirando, torniamo in posizione. Arrotondo il tratto cervicale, il tratto dorsale, il tratto lombare e salgo su. Inspiro allungo. Espiro, scendo, guardo il mio ombelico, e di nuovo a terra. Inspiro, allungo, espiro e fuori l'aria, salgo piano piano. E su. Andiamo a cambiare la gamba. Qui, gamba destra flessa, gamba sinistra tesa. Posizione, inspiro, allungo, espiro, spingo bene giù. E voilà. Inspiro, allungo, espiro, fuori. E su. Un'ultima volta. Inspiro, allungo, spingo bene le spalle lontano dalle orecchie. Espiro, scendo. Tengo bene la mia palla. Inspiro, allungo, ed espirando, saliamo. E rilassiamo le braccia. Andiamo ora a lavorare di nuovo sul rotolamento. Abbiamo visto ieri la figura della foca, ok? La particolarità della foca sono i battiti. Ieri abbiamo lavorato con un solo battito. Andiamo ora a lavorare con un battito in posizione di balance point, quindi di equilibrio sugli ischi, e un battito invece quando staremo sulle scapole, in questa maniera. Portiamoci bene sempre all'inizio del tappetino. Inspiro, allungo, espiro e salgo su in posizione di balance point. Prendo le braccia e le porto all'interno delle gambe, appoggiandole poi sulle caviglie. Iniziamo con quello semplice. Inspiro, allungo, arrotondo e rotolo. E arrotondo e rotolo. Benissimo. Andiamo ora a lavorare con i battiti. Quindi, due battiti, un battito. Due battiti, un battito, due, uno, due, uno. Benissimo. Andiamo a provare a farne due, mentre siamo in pausa sulle scapole. Veniamo bene alla nostra posizione. Batto due, arrotondo e due. Salgo, due, arrotondo, due, salgo, due, arrotondo,
due, e l'ultimo, due, e salgo, due, inspiro, preparo ed espirando scendo giù. Bene, da questa posizione ora dobbiamo portarci supini, stesi sul materassino. Quindi mani sotto le cosce, andiamo a fare un roll down semplificato. Allungo e scendo piano piano. Perfetto. Ed eccoci a terra. Arrivati qua, andiamo a vedere la figura intermedia dell'esercizio degli Undred, ok? Quindi l'esercizio base per la stabilizzazione. Ritroviamo per questo la nostra posizione neutra, piattino, bello stabile, la nostra formichina che vive allegra sotto di noi, le nostre bretelle che ci chiudono bene le costole, allunghiamo, espirando, portiamo su entrambe le gambe a tavolino. Inspiro, preparo, espirando le distendiamo entrambe. Inspiro, controllo la posizione, espiro, salgo su in posizione di crunch, mantenendo le braccia lunghe parallele al terreno. E da qua, inspiro, preparo, espirando inizio ad oscillare, come se avessimo la nostra pozzanghera sotto le mani e volessimo fare tanti sforzi. Ovviamente, avendo aumentato il livello di difficoltà, ogni tre, inspiro ed espiro. 1, 2, 3, inspiro. 1, 2, 3, espiro. 1, 2, 3, inspiro. 1, 2, 3, espiro. 1, 2, 3, inspiro. 1, 2, 3, espiro. 1, 2, 3, inspiro, mi fermo, piego le gambe, espirando scendo giù con la schiena e giù con le gambe. Bene, ieri a livello intermedio abbiamo visto anche il single leg stretch, ok? Quindi la flessione e l'estensione della gamba in posizione di crunch. Andiamo a ripeterla. Inspiro, allungo, espiro, entrambe le gambe a tavolino. Inspiro, preparo, espiro, salgo su in posizione di crunch, portando entrambe le mani sul ginocchio sinistro. Andiamo ora a distendere la gamba destra in questa maniera. E da qua, inspiro, preparo, espiro fuori. Inspiro, espiro. Notate già il cambiamento della posizione delle mani, non è più sulle ginocchia, ma è uno sulla caviglia e uno invece sul ginocchio per controllare il movimento. Inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori. Mi guardo sempre l'ombelico, spiro, fuori, spiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro, fuori, inspiro. Mi fermo, piego entrambe le gambe, espirando, scendo con la schiena e poi con le gambe. Bene, andiamo adesso a lavorare in decubito laterale, quindi sul fianco. Andiamo a recuperare anche il nostro amico elastico. Ieri abbiamo visto la posizione della forbice, abbiamo fatto la sforbiciata con entrambe le gambe. Oggi andiamo a rifarla, ma anche con il supporto dell'elastico. Quindi ritroviamo la nostra stabilità, il nostro muro a cui siamo appoggiati, bene concentrati, mano davanti in appoggio, inspiro, preparo, espiro, sollevo entrambe le gambe, inspiro, allungo, espiro, la gamba superiore va in avanti e quella inferiore indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e fuori. Dentro e fuori, inspiro, fuori l'aria, inspiro e fuori. Un'ultima volta,
Inspiro, mi fermo, espirando, scendo giù piano piano. E lasciamo l'elastico. Andiamo a lavorare ora sul side bend, sempre un esercizio in decubito laterale. Portiamo il peso in appoggio sul gomito, in questa maniera, ok? Il gomito in linea con la spalla, le gambe le andremo a posizionare, quella superiore pianta a terra, quella inferiore invece andremo a far toccare il collo del piede al tallone, in questa maniera, e lo portiamo leggermente fuori dal tappetino. Da qui andiamo, oltre che a sollevare il bacino, questa volta andremo a distendere anche le gambe, ok? Quindi inspiro, preparo, espiro, sollevo e distendo. Inspiro, tengo la posizione ed espirando, torno giù. E ancora, inspiro, preparo, espiro, fuori e distendo. Inspiro, allungo, espiro, torno giù. E ancora, manteniamo sempre benissimo il controllo del bacino in modo che non andiamo a oscillare. Inspiro, preparo, espiro, fuori e allungo. Inspiro, allungo ancora, ed espirando, torniamo indietro. Benissimo, prima di andare a fare gli esercizi dall'altro lato, andiamo a intervallarlo in posizione prona. Benissimo, abbiamo visto sia l'estensione del busto che l'estensione delle gambe. Andiamo, prima di effettuare la figura finale di domani, a unire al massimo queste due estensioni, ok? In questa maniera. Posizione, quindi mani di fianco al viso, gomiti chiusi, attaccati a terra di fianco al busto, biglia sotto il naso, piastra bollente sotto l'ombelico. E andiamo, inspiro allungo, espiro e salgo su. E da qui, inspiro allungo, espiro, scendo col busto e sto salendo con le gambe. Inspiro allungo, espiro, scendo e salgo col busto. E su. Inspiro allungo, espiro, giù il busto e su le gambe. Inspiro, fuori l'aria e si cambia. E ancora, inspiro, fuori l'aria e cambio. Allungo e su. Allungo, scende il busto e salgono le gambe. Un'ultima volta. E su bene il busto, scendono le gambe. Inspiro, allungo, scende il busto e salgono le gambe. Inspiro, allungo, espiro, riporto giù bene le gambe. Andiamo ora a ripetere i side kick dall'altro lato. Ed eccoci qua, in posizione. Andiamo già a mettere l'elastico, ritroviamo la nostra stabilità, il nostro muro. Inspiro, preparo. Espiro, sollevo entrambe le gambe. Inspiro, preparo. Espiro, la gamba superiore la portiamo in avanti, quella inferiore dietro. E si cambia. Fuori l'aria, dentro l'aria. Fuori l'aria, dentro l'aria. Inspiro, mi fermo. Espiro e scendo giù. Benissimo, lasciamo l'elastico e andiamo a lavorare sul side bend. Andiamo in appoggio col gomito. Perfetto. Gambe in posizione, appena fuori dal tappetino. Controlliamo il nostro bacino stabile e inspiro, preparo, espiro, sollevo e distendo.
Inspiro a lungo, espiro e torno giù piano piano. E ancora, inspiro, preparo, espiro e fuori. Allungo ulteriormente, inspiro e fuori l'aria, torniamo giù. Facciamo un'ultima volta. Inspiro, preparo, espiro, fuori. Inspiro, allungo, espiro e torno giù. Ci portiamo su piano piano. Bene ragazzi, come sempre il nostro defaticamento per finire al massimo la nostra lezione. E che dire, ci vediamo domani con l'ultima lezione. Ciao!